E quello che oggi stiamo facendo qui è una resistenza, non nel vero senso della parola, attenzione, è una resistenza pacifica, perché noi sempre ci siamo mossi pacificamente per dimostrare che tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, considerata anche lo spreco di 160 miliardi da parte dello Stato, ok, non ha portato a nessun risultato. Io vi invito a guardarvi intorno e a conteggiare questi 160 miliardi nelle sue soluzioni. Non ci sono state soluzioni, solo sprechi di denaro. Noi oggi siamo qui a dimostrare che quello che oggi l'ingiustizia è stata passata come legge, perché questa è diventata legge l'ingiustizia, noi siamo allora a questo punto a rispondere con resistenza, che è diventata un dovere, il dovere di dire fatevi da parte, perché siete una massa di incapaci, state rovinando il tessuto produttivo di un paese che fino a qualche decennio fa era la quarta potenza mondiale ed economica nel mondo. Anche oggi in piazza, anche oggi vi è negato il diritto al lavoro. Quali sono le vostre richieste e le vostre rivendicazioni? Allora, le nostre richieste sono la riapertura immediata delle nostre attività, anche perché, come è stato dimostrato, perché si è visto, noi siamo chiusi da ottobre, abbiamo avuto questa forzatura di chiusura da ottobre, gli indici di contagio sono continuati ad aumentare, quindi di conseguenza non siamo noi gli untori, anzi noi diamo benessere, lo sport dà benessere, lo sport è salute, come dice il nostro slogan, e quindi di conseguenza abbiamo necessità impellente di riaprire l'attività, anche perché su tanti referti che escono dagli ospedali, i medici, per far riprendere le persone che sono state colpite dal Covid, consigliano lo sport per riprendere giustamente l'attività polmonare, per avere di nuovo una respirazione ottimale, e anche per riprendere la massa muscolare che è stata comunque in un certo modo intaccata. Siamo allo stremo, abbiamo bisogno di lavorare. L'articolo 1 della Costituzione dice: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e lo Stato non ci sta permettendo di lavorare. L'anno scorso 400.000 imprese sono state chiuse e molte persone sono padri e madri di famiglia che non riescono più a mettere il piatto a tavola. Bisogna fermare tutto questo, bisogna che lo Stato, il governo si renda conto che abbiamo bisogno di un sostegno, di un aiuto. Cosa chiedete? Soldi o dignità? Allora, noi chiediamo dignità. Noi precisamente chiediamo solamente di aprire i nostri locali e di lavorare in sicurezza. Non siamo negazionisti, assolutamente no, però vogliamo lavorare in sicurezza con le mascherine, il gel. Ovviamente noi cosa succederà se non ci fanno riaprire? Riapriremo per forza, quindi è un gioco di forza tra le città, tra le famiglie, imprenditori e lo Stato. Buonasera, sono Enzo Sorrentino e sono un imprenditore che lavora con le aziende nel settore del gioco legale, le quali in 14 mesi di pandemia sono state chiuse per 8 mesi e hanno perso circa 35 miliardi di raccolta, consegnando questa raccolta alle mafie, grazie all'incapacità di chi non ha saputo gestire questa situazione. La parola d'ordine è io apro. Qual è la sua posizione rispetto a questa richiesta? Sì, sicuramente noi ormai è passato un anno e dopo un anno ce ne siamo resi conto che abbiamo un governo che purtroppo fa acqua da tutte le parti, di conseguenza dovremmo reagire, perché ci ha fatto fare tanti sacrifici senza nessun riscontro. Allora è giusto che dopo averci fatti spendere pure dei soldi per farci mettere in sicurezza, oggi, perché siamo alla fame, ma siamo letteralmente alla fame, oggi non ce la facciamo più, perché le spese fisse principalmente, essendo chiuse, comunque ci hanno distrutto.